Ed eccoci finalmente arrivati all'appuntamento con il gelato fatto in casa grazie ai prodotti da SIE. Pronti? Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Questo è il kit, ne potete trovare di diversi tipi a seconda dei gusti. Vi ricordo che lui ha messo a disposizione anche una gelatiera meravigliosa, ma andate sul sito e potete trovare tutti i kit che più desiderate. Vi lascio il link comunque. Pronti via! Apriamo il nostro kit ricettario. E i vari kit per fare il gelato, fior di latte e nocciola e alla frutta con le nocciole spettacolari del Piemonte. Queste miscele messe a punto da Stefano sono a basso indice glicemico, sono prodotti naturali, sono testati e messi a punto con un nutrizionista. Questo per rendere queste miscele meravigliose. Questo farà sì che avremo un gelato genuino, sano e golosissimo. E io oggi farò quello alla nocciola. Pronti? Ora andiamo a pesare il latte e la miscela. Trovate tutto praticamente nel ricettario, quindi è facilissimo. E allora, pentolino, mettiamo il nostro preparato e una parte del latte, non tutto, un pochino lo dobbiamo lasciare fuori. Andiamo ad amalgamare e portiamo sul fuoco. Adesso che è pronto, possiamo andare ad aggiungere il restante latte. Praticamente, se avremo la parte pastorizzata in questa maniera qua. Vi ricordo che con il kit potete fare 1 chilo di gelato alla nocciola, 1 chilo di gelato fior di latte, 1 chilo di gelato alla frutta. Cioè, ragazzi, spettacolo! Adesso aggiungiamo la crema di nocciole delle langhe, metà vasetto basta perché ne servono 55 grammi. Ok. Quindi andiamo ad aggiungere la nostra nocciola senza sporcare possibilmente. Così. Che buona. E andiamo ad amalgamare il tutto. Adesso vi faccio vedere dall'interno. Ecco qua, vedete? Andiamo ad amalgamare bene il tutto, a sciogliere bene. Adesso vado a mettere tutto questo composto all'interno di questo boccale, coprirò con carta e lascerò che si raffreddi perché deve arrivare a 4 gradi. Andremo a fare il gelato con la mia piccola gelatiera domestica. A dopo. Siamo arrivati al dunque. Adesso io prendo il mio composto che era in frigorifero, quindi è bello freddo, ho azionato la mia gelatiera e vado ad inserirlo all'interno. Così. Stiamo facendo il gelato alla nocciola, ragazzi. Là. E adesso non ci resta che aspettare. Sta prendendo forma, come potete ben vedere. Ed eccolo pronto, ragazzi, super cremoso. No, vabbè. Meraviglioso. Perfetto, direi.